successo possa rendere ai nostri colori. Ancora di nuovo deciso di ripetere. Eccolo. Mamma mia. La prossima scatta la battaglia. Si percepisce anche negli altri. Vai, palla nostra. Facciamo Thomas per questo il primo rimbalzo. Manovra Holloway che passa subito a Elsa Turner. Elsa Turner ancora double T Thomas che prova l'entrata, arriva e però prende rimbalzo Paul Harris, lo riprende, subisce fallo, Biliga, Biliga subisce fallo. Che manovra il pallone, si è portato in attacco superando la linea di metà campo. Ancora la palla a Landry contro Biliga. Landry si rilancia a sinistra di Landry, sono messi male nel Landry nel gioco, direi che sono due giocatori anche ben strutturati. Con Biliga tenta la stessa cosa più o meno con qualche difficoltà maggiore, infatti la palla gli esce. Ancora la palla Landry sotto, marcato da Biliga, lo tiene a distanza della sua altezza, quindi oltre alla prestanza fisica, diciamo. Siamo 4-1, mancano 8:39, quindi abbiamo il favore di Pesaro. Holloway cerca di scaricare la palla, prova Fion che arriva incontro a lui. Ancora Holloway, Tashon entra e in maniera molto facile, speriamo che anche in questo caso possa essere una chiave del mondo, no? Sì, Thomas è un giocatore che ha dei buonissimi piedi, molto veloci, può giocare tranquillamente uno contro uno dal posto alto, anche con giocatori magari da un po' più bassi di lui. Il tiro da fuori, per fortuna non va quello di Thornton, Marcus Thornton. Holloway, Holloway, via, viene stoppato. Eccolo Paul Harris che decide di scaricare, riprende la palla, tira da tre, sbaglia. Era un tiro che ci poteva stare. Partita come si diceva, Marco, non abbiamo sbagliato. Siamo stati buoni problemi all'inizio, un po' presa, comprate le due squadre, sicuramente si stanno ancora soffiando, pesano su 4 su 6, Holloway per Polaris, sale la WP Thomas, Sean Thomas, prepara Turner che si carica in angolo per Polaris, sta manovrando, riscarica su Turner, Turner e Polaris. Velocissimo, velocissimo, molto, purtroppo anche lì stiamo assistendo veramente anche da parte di Pesaro, non solo, ma anche da parte della Manuel, per esempio la professione Thomas e la Fulton Jones ha qualcosa che va, insomma, nel senso che sono i mismatch per quanto riguarda la nuova altezza, velocità, questi mi sembravano un po' passi non fischiati. Però abbiamo recuperato palla e Holloway viene coperto, meno male che c'è Fascioni che recupera. Cancellato Holloway e riporta il punteggio in parità, siamo 8-8. Che ne pensi di questi mismatch, non tanto per l'altezza ma proprio per la differenza di velocità tra i giocatori, e magari cambiano su tutti i blocchi, così che succede che qualche piccolo rimanga con lungo o viceversa. Sì, questo è d'accordo, il mismatch, però anche tra due centri per esempio si vede un tema di differenza, l'abbiamo visto con e l'angolo, per esempio, no? Sì. Grazie, fuori ritmo completamente, però è capace di metterlo. Finché fa così va benissimo. Certamente. Siamo per la prima volta in vantaggio, no, a parte il 1-0 iniziale. Tutte partita. È una sorpresa, nessuno si aspettava un Jones così in palla e così decisivo. Stessi sostenitori di Pesaro ci hanno confermato, mentre abbiamo le
l'esito di questi due tiri liberi di Holloway in lunetta, ha la possibilità di arrivare al pareggio con questo secondo tiro libero su Holloway. Se lo sbaglia però, quindi siamo ancora sotto di uno, sì, 13 punti. Sì, va bene, è stato comunque sempre così, poi il tiro libero di Marubi non ha fatto in aria, un tiro libero sbagliato da parte di Holloway non rende certamente Holloway un buono a tirare. È una difesa di Biligha, sì, ha preso le misure, le distanze, mi sembra che ce ne palla con l'Harris e tira. Harris sempre più dentro i giochi di squadra, insomma, è la terza settimana questa, quindi sì, credo che poi bravissimo Pulse veramente in gamba. Comunque è stato anche un po' no, perché è stato sostituito da un po' che ha fatto delle bellissime azioni giocando sulla propria lunga, che non è una cosa di facile, nonostante non sia contro uno di Biligha sotto canestro, scarico fuori il Fontana che era fuori, sì, sì, agli altri, esatto, c'è da delle indicazioni tattiche, c'è delle spaziature un po' più ampie, sì, per dare riferimenti alla difesa. Turner su Brandon Fields, il libero per il tiro da 3 minuti, sono tanti, anzi meno, 6 minuti e 40 sono un po' tantini in casa. Paul Harris, buona penetrazione, si prepara a entrare anche il capitano Fabio Miano, sicuramente vuole il maggior intensità difensiva, esattamente, non è la braccio per arrivare al top della condizione. 16 a 18 è in testa di due Pesaro. Ah, bellissimo pick and roll alla rollata di Jones. Vediamo Turner che scarica e li mette su Holloway, Miano riceve, vediamo come esordirà il capitano. Abbiamo marcato la Ceron, grande Cranese, una lacrima sul viso, nel senso che ha pianto che entrasse ed è entrata. Vabbè, ma poi fortuna ci vuole, ma recupero grande di Miano, che cerca Aliup con Jones, sì, e Gaspardo subisce fallo, subito Fabio Miano. E anche questo è un punto abbastanza alto, anche allora, come li vede il marcatore adesso? Un po' meglio? Fields, Gaspardo su Gazzotti, no, si sì, è amato su, si è assolutamente contento, si volta la testa, allarga le braccia e dice no, non si difende così. Vediamo che il monito da parte di passi in partenza, tanto perché non ha tirato subito, aveva un paio di metri, poteva prendere subito. Sì, anche perché lui il tiro ce l'ha. Amato recupera, ma tanto la rimessa Pesaro. Jones, Biligha lo tiene fuori, Jones li scarica fuori, riceve ancora, e tira da 3. Oh. Su Harrow riceve Marcus Thornton, veramente il più 4 per Pesaro, scende Amato con la palla, Mian cerca l'uno contro uno, si ferma, forza che mancano, tira Biligha e non va, è uscito al taglio. Molto fluida Cremona in attacco in questo momento. In questo momento si è persa fluidità in attacco e fa quello che vuole Brandon Fields e probabilmente qualcuno dovrà pensare con la sua maestria, con le sue grandi capacità, ovviamente anche a cercare qualcosa per ripetere. Un ottimo giocatore però faccio veramente bello il cattivo tempo. Turner, step back, Biligha, Amato, eccolo, schiacciato di Biligha, se non tiro tentativo. Questa è una gran inchiodata. Siamo almeno qua. Tiro da fuori di Jones, che va a segno. Sulla scarsa fluidità e velocità nell'azione di attacco e su una poca intensità e attenzione difensiva.
ecco il più 7 per Pesaro, che è entrato in campo con Alessandro Cassese, la palla a Jones, il campo da Gaspardo, diceva ancora Jones, vediamo, è costretto a uno step back, però è il realizzatore, no? Che sta forse un po' troppo in panchina, non ho adesso bisogno sia Jones che Nocco, che all'inizio è andato molto filo da torcere alla difesa cremonese, ma ora sono di nuovo in campo. È ripresa la gara, Holloway, Paul Harris, Tashon, step back, tira, era sì, stato fermato, ha toccato il braccio mentre stava tirando, l'arbitro ha fischiato, Thomas è stato abbastanza pronto a tirare lo stesso, ma è uscito fuori un tiro un po' scriteriato. Completo quello di Pesaro in questo momento in campo, con le tre guardie fantastiche. Ai ai ai, non prendiamo questo rimbalzo in difesa. Batti e ribatti, ma la palla rimane a Pesaro. Stoppato, coperto da Biliga. Su Brandon Fields, under di Biliga, ma anche Pesaro con Brandon Fields, con Marcus 36-41 per la Vanoni. Anche il secondo, quando è appena iniziato il terzo quarto. Veloce anche l'azione di Pesaro col tiro di Marcus Thornton. Sì, non si deve farsi battere uno contro uno, però. Però così ha lasciato molto spazio a Marcus Thornton e l'ha punito. Polaris riceve palla. Ancora scarica, riceve ancora. Polaris è discendente, era discendente, il canestro era valido, attenzione, il canestro era validissimo, meno male, meno male che recuperiamo, e Polaris sembrava fosse così, poi ha pensato Torto a fare una nefandezza in attacco e restituire la palla a Cremona. Allora, insomma, leggeremo le play più calma, ma la sensazione dal campo è anche di Polaris, ovviamente, che è parte in causa, però subito ancora il tiro da tre, stoppata su Marcus Thornton, riceve Holloway, manovra con calma, Paul Harris al tiro da tre, peccato, peccato, il tiro ci sta. Tocca pazienza di Cremona. Però era, stava arrivando, era il ritmo. Tiro in tradizione, sì. La sezione ritmo, quindi ci doveva stare, certo. Forse un po' pericoloso, ma Pesaro ancora, dice ancora che sotto, siamo sempre a più 3, 49-46 per la Manoli, su Holloway, palleggio, Biliga, Paul Harris, stupenda la stazione d'attacco della Manoli, Pesaro manovra, recupera Paul Harris, grande difensore, Holloway, vede brutta, è soltanto una volta in metà campo, sì, da parte di Bernardo, da parte di Forza, quindi, sì. Intanto è Brandon Fields che cerca l'entrata, e direi anche tanti visti i tuoi trascorsi a livello professionistico. Intanto manovra ancora in attacco, ma perde palla, da questo palla perde. Brandon Fields veramente è andato in confusione, Paul Harris ancora per Nelson Turner, il tiro da fuori, ma ci stava tutto, buona comunque l'idea, si sentiva tranquillo, era libero, purtroppo non è andato così. Sempre più occhio per Vanoli, Jones al tiro da fuori, questo lungo che ha una buona mano, e al termine del terzo quarto scende con calma più Holloway, palleggio, la palla riceve Turner, cerca linea contro uno, Holloway ancora, mancano 8 secondi, Holloway, 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 e Turner come sempre è costretto allo step back, di fretta, a livello perimetrale forse era meglio andare sotto. Liga. Meno male che non ha progettato Pesaro, ha commesso una serie di attacchi non buoni anche in questo caso. Di Liga che di Liga è la strada. Ed ecco Holloway, Holloway di più che va in entrata e porta a più 10 la Manoli.
addirittura Basil, Jones, Geron, sembra un po' confusione con gli stessi attacchi in questo momento, eh. Il canestro non viene Reali, Holloway richiama lo schema. Harris riceve palla, Holloway ancora, gira la palla, Holloway, Harris in posizione, adesso Turner, finta il tiro, BILIGHA fuori, Turner, passi ancora, passi. Sta per entrare Fabio Mian, anche la Pai Gaspardo, è il momento di cambiare qualcosa, riceve palla Jones, tira da due, non va e il rimbalzo è di Nelson Turner, grande azione, Thomas, 4 al termine del terzo quarto, manovra Brandon Fields, cerca lo schema, cerca la posizione dei suoi, riceve Harrow, Harrow cerca l'entrata, entra con facilità, ma con altrettanta facilità la palla esce, Ian, Holloway, 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 slalom, riceve BILIGHA che schiaccia, ma insomma mi sembra un po', a parte che non le fischiano quasi più i 3 secondi, ma no, le fischiano ancora, è raro, cioè, però deve essere molto evidente, insomma. Andiamo a fallo in attacco, blocco regolare, di noto. Vale. Ci può stare, ma no, comunque sempre presente in difesa. Sì. Turner, Turner ancora in palleggio, scarica su Holloway che ragiona, speriamo di non prendere troppo. Ed eccolo, non riesce ad andare a mattina, l'azione era buona, Gazzotti, ma è facile per un piccolo andare a tirare sotto canestro con i due lunghi di peso. C'erano poi tutti e due, quindi ecco Harrow e BILIGHA toglie praticamente la palla, sì, dal ferro. Ottima azione, sbaglia la schiacciata Fashion, peccato, seconda occasione persa per allungare ancora le distanze su peso, sempre più uno, forza Vanoni, manovra la palla, meno male, meno male, meno male. Due le parti. No, assolutamente no. Errori da tutte e due le parti, infatti. Holloway ancora, a BILIGHA, che va. Deve fare anche questo, non c'è solo tiro da tre punti. No, infatti. Sbaglia però BILIGHA, non è preciso dalla linea, quindi quello che poteva essere un'azione, poteva essere un'azione da tre punti. Rimane un'ottima azione da due. Possesso di vantaggio per Cremona, 62-59, Thornton, Gazzotti, la palla dentro di Ligas e l'altro in occhio per Mesa, manovra Brandon Fields, tira da tre, in maniera frettolosa, il sorriso, tutto si è chiarito perché si era andato prima nel garage, riceve sotto, Nocco e Pesaro a meno 1, 62-61 Vanoli, mancano 5-26. Manovra Vanoli con ancora calma. Ancora zona 3-2 per Passo di Holloway. Intenzione senza nulla togliere, ovviamente il giocatore americano, in particolare a tu Holloway che ci ha fatto, si può dire quasi, non dico da solo, ma ci ha fatto un grosso contributo a Sassari, portando la mano alla vittoria, però alcuni giocatori americani sui passi, tu lo sai, Nasco, a volte sono un pochino così, le stazioni di gioco stanno meno tempo di nostro. Vediamo cosa succede in meta. Anche il secondo è BILIGHA, l'invalzione di BILIGHA. 0 su 2 da parte di Andri Novocchi, un momento importante quando mancano 4-51. Riceve palla, meno male Fashion, riceve, scarica su Polaris, che giustamente la palla di morirsi già. Seghetti ha visto meglio. Holloway non tira. Cremona non deve, deve fermarsi e fidarsi troppo del tiro a tre punti. Esattamente, c'è anche molta frenesia
quindi non è giusta, insomma, perché mancano ancora molti secondi, si è perso a tre punti, forse direi che non è il caso, no? Insistere, difesa di Mone, forza, popolo del basket, amici di Cremona 1, succede palla Harris che da fuori subito Holloway, tira Harris ma prende rimbalzo Tachon, non è possibile, da sotto, incredibile, ha cercato un reverse, forza, Arro manovra, Marco Storto, Cerenoco, poi in difficoltà che non ha controllato una 3-2 adesso, Jones, fuori per l'entrata che va nel segno. Forza ragazzi, non c'è il palla Tascione, scarica ancora, sentarlo, ancora si ha paura in attacco, di Liga, grandissimo, sì, infatti ha dimostrato appunto liberissimo da tre ore. Grazie tante. Io scusate se segno e porta peso la più grande. Sì, sì. Ancora il gioco tra Sean Holloway, fallo subito. 2.30 alla fine del tempo. Ancora il nostro play. Mancano 2.25, è un'eternità. Pesaro, errore. Adesso c'è bisogno della buona azione. Sì. E c'è il grande tifo della Manoli, Tachon. Non è questo sicuramente. Non è forse più indicato tirare da tre, però insomma c'era la possibilità e bene ha fatto a prendersi. Sono sempre più due, Pesaro in attacco. Vediamo Jones, molto veloce, Marcus Thornton entra e noi recuperiamo palla, buona azione difensiva, il pubblico si scalda, anche Bucchi, no, questa azione, no, cercato un giochino ma chiaramente... Pesaro sembra abbastanza reattivo sulle palle sporche adesso, sulle linee di passaggio. Ed era anche un'azione... una telefonata, anche se da tentare ha mangiato la foglia ancora, mamma mia, altro errore, poco più di possesso, il possesso a mezzo, via Holloway, stiamo soffrendo ovviamente come tutto il pubblico, gli spettatori, lunetto. Nian, marcatura. Nian sulle tracce di Fields. Harrow, marcato da Holloway. Fa trascorrere il tempo. Cercherà di giocare 1 contro 1. Magari trova uno scarico. Chiama il pick and roll di Landry. Si trova un mismatch. Adesso c'è Harrow, punto di Liga. Holloway. Vediamo se c'è il recupero. E si libera un tiro. Vediamo, Nian per Holloway, Holloway controlla, fallo da Holloway in momento, mette il primo, mette il secondo, senza reazione la stessa di prima. Fabio Nian che cade. La prossima, anche di me, cosa lo va in mezzo. Riceve Thornton, Arro, mantiene la palla per loro 13 secondi, quindi non mancherebbero ancora contro noi, in Liga, attenzione, ritorna, eccolo il tiro da fuori, questa volta non va, Holloway recupera, mancano 7 secondi, forza tu, fallo, sbagliare il secondo,
diretta Sean, fuori Turner, quello di là di vicinanza dell'area, realizzare il secondo, ma se fosse veramente parato fallo subito. Fallo di Holloway, 5, c'è potrebbe essere degli spini con giallo, se non si sa mai. Vediamo se realizza il secondo, sbaglia anche il secondo, forza Turner!